23 dicembre 1979. Muore a Venezia Peggy Guggenheim, collezionista d'arte e mecenate. Nata a New York nel 1898, era figlia di un magnate ebreo d'origine svizzera che morì nell'affondamento del Titanic. A 14 anni divenne così erede della fortuna paterna che le permise di scegliere un destino diverso dalla vita borghese di cui si sentiva insoddisfatta. Si trasferì a Parigi, sposò uno scrittore squattrinato e adottò uno stile di vita bohemien. Nel 1938 aprì una galleria d'arte moderna. Allo scoppio della guerra si trasferì a Londra prima e poi tornò in America, dedicandosi a scoprire e valorizzare nuovi talenti. Un decennio dopo, in occasione della 24esima edizione della Biennale d'Arte di Venezia, la sua collezione venne esposta per la prima volta. Da allora, acquistato Palazzo Venier dei Leoni, Marguerite, questo il suo vero nome, si trasferì nella città lagunare e passò il resto della vita aiutando artisti emergenti. Le sue ceneri riposano accanto ai suoi numerosi amati cani in un angolo del giardino. La collezione Peggy Guggenheim di Venezia è oggi uno dei più importanti musei italiani ed europei. Contiene opere che attraversano i principali movimenti della prima metà del Novecento: cubismo, surrealismo, espressionismo.